dei 5 agenti uccisi insieme al giudice Borsellino in questa orrenda strage. Uno di questi agenti era una donna. Nel giorno della strage che io sono andato lì, c'era la mano di Emanuele, ancora con l'arma in pugno. Battere le distanze intergenerazionali e riportare all'attualità i nomi e i cognomi di chi il 23 maggio si è sacrificato per la legalità. Oggi all'ITI Alessandrini di Teramo e in altri istituti d'Italia è stato proiettato I ragazzi delle scorte, Io devo continuare, il documentario prodotto dal Ministero dell'Interno e dalla RAI che racconta la storia di Emanuela Loi, la prima donna poliziotto a morire in una strage di mafia. L'incontro, organizzato da Società Civile ETS e Questura di Teramo, rientra nelle iniziative educative in ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Dovremmo essere capaci di non far scemare il ricordo e questo è, diciamo, l'insegnamento principale, rendere sempre vivo anno per anno il ricordo di quello che i giudici, le persone di polizia, le forze dell'ordine, i ragazzi e le ragazze delle scorte, i familiari, tutti coloro che hanno provato a contrastare la mafia in quegli anni terribili di morti e di vera guerra, ecco, tutto il loro sacrificio non venga mai dimenticato. Il ricordo dei due magistrati, Falcone e Borsellino, nella 32esima edizione della Giornata della Legalità, come esempio per i più giovani alle buone pratiche di cittadinanza attiva. Dobbiamo rispettare quello che hanno fatto loro, facendo delle buone azioni per la cittadinanza di Teramo o di tutta l'Italia. Cioè, le regole, magari noi come ragazzi, perché siamo ragazzi, non dico di andare a rubare cose così, però anche magari chi guida uno scooter si ferma alle strisce, rispetta i semafori, i limiti di velocità. Queste sono comunque buone azioni che, se ognuno le rispetta, arriviamo in una circostanza, cioè, di cittadina, che dove stiamo meglio tutti.